Noi abbiamo molto apprezzato gli interventi precedenti e non li commenterò direttamente adesso. Io più che altro ci tengo ad esprimere, a raccontare insomma due riflessioni, a condividere con voi due riflessioni sulla situazione attuale in Ucraina e circostanti in generale, quindi una per quanto riguarda davvero l'approccio dell'Unione Europea all'Ucraina più nel suo complesso e invece poi più nel dettaglio però del caso della Transnistria per quanto riguarda insomma, un po' il ruolo dell'Unione Europea. Il mio il punto di vista che cerco di tenere in questo mio intervento è quello di cosa può fare l'Unione Europea a questo punto, con quello che è successo. Pur condividendo molte delle critiche fatte agli interventi dell'Unione Europea nei mesi scorsi, appunto non di questo mi voglio occupare, provo a chiedermi cosa dovrebbe fare, quantomeno tenere a mente l'Unione Europea per rimanere fedele ai propri obiettivi dichiarati. Con cui si può essere più o meno d'accordo. Parto con un parallelo che prende un po' la larga, se si vuole. Quando penso all'Ucraina di oggi, a volte temo di rivedere alcuni tratti della Russia degli anni 90. In Russia degli anni 90 tutti sapevano, o comunque continuavano a sentirsi dire, di stare attraversando un periodo di democratizzazione. Come noto, come si è detto oggi, le cose in quegli anni sono andate male, è stato un vero e proprio crollo del sistema economico, povertà diffusa, enormi disuguaglianze tra ricchi e poveri, un collasso del sistema sociale, della sicurezza, di quel welfare state che comunque l'Unione Sovietica riusciva a garantire. Quindi, è giusto ricordarlo, erano gli anni dei democratici, erano gli anni dei filo occidentali. E ancora oggi in Russia spesso l'espressione democratici è utilizzata per fare riferimento a chi negli anni 90 aveva condotto quelle riforme, ma più che a quel processo di riforme è associata davvero alla situazione di miseria e di crollo del paese che aveva vissuto in quel periodo, quindi spesso in ampi segmenti secondo me della popolazione russa di oggi. Termini quali democratici e filo occidentali in sostanza utilizzati come sinonimi di furfanti traditori della patria, cioè le persone che hanno portato al crollo del paese in quella fase. La retorica di governo di oggi, russa, quella che poi appunto per fortuna è arrivato Vladimir Putin, che in una decina d'anni ha rimesso in sesto il paese, che ora non è più debitore nei confronti del Fondo Monetario Internazionale, comprende più ordini dall'Occidente, pensioni e stipendi vengono pagate regolarmente, gli oligarchi lo pagano le tasse, stanno in carcere, c'è pace in Cecenia, tutto va bene. Questa narrativa della storia degli anni 90 russa, è un elemento cruciale alla base del consenso di Putin, soprattutto attraverso gli anni 2000, adesso appunto stanno arrivando anche altri elementi, ma sicuramente la validità di questa narrativa è tutto alla base del successo di Putin. Perché racconto questa storia adesso? Perché parlo della Russia di allora? Perché temo che tra qualche anno il termine europeista in Ucraina possa venire ricordato come democratico, filo occidentale, oggi in Russia. Il nuovo presidente, neoeletto presidente dell'Ucraina, ha recentemente ribadito che per l'Ucraina la principale direzione di sviluppo deve essere l'integrazione europea. Ma nel contesto attuale la situazione, come è stato ricordato, è estremamente difficile, Kiev non ha il controllo su tutto il paese e l'Ucraina attualmente è al limite del tracollo economico. Per rimanere in qualche modo in piedi ha dovuto ricorrere all'intervento del Fondo Monetario Internazionale e dell'Unione Europea per sostenere il proprio debito estero e naturalmente questo aiuto, come è stato visto anche in altri paesi europei, in particolare in alcuni paesi dell'Unione Europea, è stato legato a una forte condizionalità. Cito alcuni dati che sono inclusi nella lettera di intenti che il governo interim ucraino ha indirizzato al Fondo Monetario Internazionale, dicendo cosa
cosa promette di fare nei prossimi anni in cambio di questo cosiddetto aiuto, di questo debito, di questi prestiti in qualche modo concessi al nuovo governo di Kiev. Tra le promesse è quella di mantenere lo stipendio minimo e le pensioni a livello del gennaio 2014, eliminando gli aumenti previsti per l'anno in corso e bloccando l'indicizzazione di benefit sociali, pensioni ed altre forme di sostegno da parte dello Stato. Nello stesso documento si stima che l'inflazione ucraina del 2014, entro la fine dell'anno, sarà di circa il 14%, il 16%, scusate. Questo vuol dire che vi sarà un taglio netto in valore reale molto significativo, sia degli stipendi pubblici, delle pensioni che degli aiuti sociali. Tra le altre condizioni vi è una promessa di bloccare le nuove assunzioni nel pubblico, anche in settori critici in cui vi è urgenza di assumere nuove persone per sostituire chi va in pensione, si può assumere al massimo un quinto di nuovi posti vacanti solo, come dire, per estrema concessione da parte del Ministero. Si promette di aumentare le tasse in vari settori, tra cui introdurre l'IVA sui medicinali. Inoltre si aggiunge la necessità di razionalizzare, questo è il termine utilizzato, le spese in vari settori, incluse le spese sociali. Un altro elemento che ha avuto molta attenzione è quello riguardo al prezzo del gas. Quindi il Fondo Monetario Internazionale ha richiesto e il governo di Kiev ha accettato di aumentare da subito del 50% il costo del gas circa per gli utenti domestici, promettendo nuovi aumenti significativi nei prossimi due anni. Quindi per portare, diciamo, a prezzo di mercato, un prezzo di mercato che ricordiamo con tutta probabilità già non è e rimarrà non quello favorevole che era qualche anno fa, ma un prezzo molto più elevato che mette in difficoltà sia appunto i cittadini che si dovranno a loro pagare per intero, sia una parte dell'industria del paese che faceva affidamento su quelle risorse. Nel documento si evidenzia anche che se la situazione nell'est del paese porterà a dover rivedere al basso le previsioni di ripresa economica dell'Ucraina nei prossimi mesi, come previsto di parte ormai un paio di mesi fa, quando la situazione nell'est del paese era ancora stabile, o se il mercato con la Russia dovesse subire dei contraccolpi, o dovesse esserci un calo di investimenti da parte della Russia, tutte circostanze che sembrano abbastanza probabili, questo piano, queste condizioni dovranno farsi ancora più difficili, ancora più stringenti. Perché naturalmente se mancano le tasse pagate da una parte del paese, sarà più difficile ripagare il debito in costante aumento. Se saranno necessarie più risorse per ricostruire ciò che viene distrutto in questo periodo, saranno necessari ancora più sacrifici da parte della popolazione locale. Questo documento si fa anche la promessa, in realtà non la promessa, ma un generico richiamo alla necessità di evitare che le riforme abbiano un impatto sociale troppo forte sulla popolazione. Mentre invece sono davvero promesse con delle cifre dettagliate, quelle riguardanti i tagli. Riporto tutti questi dati perché, anche se sono quelli legati alla condizionalità del fondo dell'FMI, a cui in realtà non si è associata l'Unione Europea, quindi l'Unione Europea da questo punto di vista, pur contribuendo anche in altro modo, quindi con effettivi aiuti a fondo perduto all'Ucraina, buona parte dell'aiuto viene nella forma di prestiti. E credo che per buona parte del pubblico ucraino, come in realtà avvenuto nei paesi europei che hanno ottenuto l'aiuto cosiddetto in prestito da parte di Fondo Monetario Internazionale, Commissione Europea, nella forma della Troica, non si farà tanta distinzione tra quale aiuto è venuto dall'FMI, quale è venuto dall'Unione Europea, e comunque vedremo. Sarà tutto ritenuto parte dell'aiuto arrivato dall'Occidente, insomma, che tutte queste riforme promesse dal governo, se davvero avverranno, saranno parte di ciò che si è fatto per avvicinarsi all'Europa. Qualche settimana fa è stata pubblicata un
risultato che mostra nettamente come l'opinione, la fiducia dei cittadini europei verso le istituzioni europee sia cambiata nei paesi coinvolti dall'intervento della Troica, un intervento che per molti versi è davvero simile a quello che si sta proponendo oggi all'Ucraina, mi riferisco a Cipro, Grecia e Portogallo. Poi anche fino al 2007 qui era una solida tradizione pro-europea con un livello di consenso per le istituzioni europee che arrivava anche al 60-70%, addirittura oltre. Ad oggi a Cipro solo il 13% dei ciprioti ha fiducia nell'Unione Europea e anche negli altri paesi questo calo di consenso per l'Unione Europea arriva a superare un 50% di differenza negli ultimi 5 anni. Ecco, quindi credo che l'Unione Europea, conscia di quello che è avvenuto in questi paesi, debba avere il legittimo sospetto, diciamo così, che lo stesso potrebbe avvenire anche in Ucraina, anzi, perché così non dovrebbe succedere, insomma, tutta l'esperienza passata fa pensare che tagli così consistenti possono allontanare l'opinione pubblica dall'Unione Europea. Quindi se le riforme richieste dal Fondo Monetario Internazionale e Europea saranno insostenibili, temo che verrà a mancare il consenso necessario per condurre le riforme. Temo che l'Unione Europea e gli europeisti in generale possano venire associati con gli anni di miseria e di tagli seguiti, diciamo, nel 2014, 2015, 2016, eccetera, in questo modo distruggendo quel capitale, l'immagine positiva, che quantomeno in un segmento della popolazione ucraina rimane a questo punto. Quindi sembra questo debba essere una preoccupazione forte da parte delle istituzioni europee che, per, come dicevo prima, seguire il loro obiettivo di sviluppare rapporti più stretti, mantenere un consenso forte nei propri confronti da parte dell'Ucraina, devono tenere conto di questa situazione, altrimenti si rischia che tutto il dramma che ha avuto in questi mesi, con tutte le conseguenze negative, con tutto ciò che ha comportato, siano, vuol dire, in vano, ci consegnano tra qualche anno l'Ucraina che vorrà un po' meno bene all'Unione Europea, potrebbe prendere sviluppi politici anche molto diversi da quelli che vediamo attualmente. Questa quindi era, diciamo, la mia prima preoccupazione generale. Qui non entrerò nei dettagli su cosa potrebbe fare l'Unione Europea per evitare questo corso di eventi, si è molto parlato anche per quanto riguarda gli altri paesi coinvolti nella crisi europea, credo però che dovrebbe essere parte di una riflessione più ampia su quali sono i valori dell'Unione Europea. Quindi l'Unione Europea dovrebbe trovare il modo di comunicare non solo a parole che i valori fondanti del progetto europeo non sono e non possono essere, in primo luogo, stabilizzazione macroeconomica e liberalizzazione del mercato. Quindi è importante che sia in grado di intervenire anche a sostegno dei diritti sociali, di base, il pluralismo, come ho detto prima, il multilinguismo, eccetera. Seconda parte del mio intervento è invece parte dagli eventi avvenuti in Crimea. Ora, appunto, come si è detto, nell'arco di una notte o poco più ci siamo risvegliati con la Crimea e Sebastopoli come due nuove come parti, insomma, della Federazione Russa. Vi è stata molta preoccupazione per la situazione in Crimea, ovviamente all'inizio anni 90, poi la preoccupazione anche tra gli osservatori era andata un po' scemando, però negli ultimi anni hanno state pubblicate una serie di report che raccomandavano alle istituzioni europee di intervenire. Ne cito uno, appunto, pubblicato nel 2009, intitolato Crimea, il prossimo punto caldo del vicinato europeo, pubblicato dal centro spagnolo Fide, che faceva notare come il governo russo fosse più influente di Kiev in Crimea e che questo stato delle cose avrebbe potuto dare spazio a contese sulla sovranità del territorio. Gli autori di quel report, rivolgendosi alle strutture europee e agli stati membri, registravano che appunto non vi era nessuna politica attiva verso la regione, ma che l'Unione Europea ha dovuto iniziare a intraprendere una strategia, una politica di prevenzione del conflitto. Quindi, essendo consci della pericolosità della situazione, avrebbe dovuto cercare di rafforzare i legami diretti con quella regione, non in forma diretta, diciamo così, l'Unione Europea Crimea o in modo, diciamo, trilaterale, coinvolgendo anche le situazioni ucraine. Tra le iniziative proposte in questo report erano scambi universitari, gemellaggi,
facilitazione alla mobilità e all'incontro di giornalisti, cooperazione a livello di società civile, stabilimento di consolati, uffici rappresentanti delle istituzioni europee, che invece non ci sono, come ci ha ricordato oggi anche l'Umberto Zanca dell'OSCE. Quando appunto le cose sono andate come sono andate, l'Unione Europea ha fatto appena in tempo a rendersi conto che non solo non aveva legami diretti sostanziali con l'Ucraina, certo non legami che potessero cambiare, influenzare l'opinione pubblica o avere un'influenza sul corso degli eventi, ma neppure legami sostanziali che permettessero di capire cosa stava succedendo. Quindi si è notata la totale assenza di comunicazione da parte di quella regione e la totale assenza di canali di comunicazione diretti per quella che era un territorio conteso. Buona parte di quelle raccomandazioni, secondo me, sono valide anche per altri territori contesi nello spazio post-sovietico, sono gli stati del patto che sono stati in parte menzionati oggi, come in particolare Transnistria, Abkhazia, Ossetia del Sud e in certa misura anche Nagorno-Karabakh. In questo momento trovo più utile, più interessante concentrarsi sul caso della Transnistria, visto che tra poche ormai settimane stiamo attendendo la firma degli accordi di associazione tra Moldavia e l'Unione Europea è vista con grandissima preoccupazione da parte delle autorità transnistriane e da parte di quello che si può dire dell'opinione pubblica locale come una minaccia diretta alla loro sostenibilità economica e un accordo che potrebbe nuovo difficoltà al loro sviluppo. La preoccupazione è comprensibile anche perché nell'accordo di associazione, che sono un documento lunghissimo di quasi 1000 pagine, non si fa praticamente menzione della Transnistria. L'unico elemento che si cita è l'impegno delle parti a una soluzione sostenibile della questione transnistriana in pieno rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale della Repubblica Moldava. Quindi in piena linea, diciamo, territorio moldavo senza nessuna effettiva apertura di dialogo verso le autorità locali. Che appunto non si vede in questa prospettiva nessuna reale intenzione di dialogo e cooperazione con Tiraspol, la capitale della Transnistria, che possa portare a una soluzione condivisa e sostenibile del conflitto. Attualmente esiste, soprattutto l'OSCE è molto attiva per quanto riguarda i negoziati tra Moldavia e Transnistria, la risoluzione di singole questioni, ma soprattutto da parte UE non vi è un coinvolgimento più ampio che includa collaborazione diretta con le autorità di fatto, cooperazione a livello accademico, scambi tra studenti o altre iniziative volte a favorire l'interazione e l'integrazione tra chi risiede, studia e lavora in Transnistria e cittadini di paesi dell'Unione Europea. Iniziative di questo tipo invece esistono in abbondanza tra Transnistria e Federazione Russa, quindi vi sono scambi, vi sono contatti economici, vi è aiuto e quindi la Russia da parte dei cittadini locali della Transnistria è legittimamente interpretata come il principale attore che previene l'isolamento di una regione e che fornisce alla popolazione locale possibilità di mobilità, di studio e di carriera. Chiedo quindi cosa può fare l'Unione Europea a questo punto per evitare, per coinvolgere, per aumentare proprio il coinvolgimento di una regione e per, in un certo senso, evitare di ritrovarsi in una situazione che si è ritrovata in Crimea, in cui non vi era nessun legame sostanziale con la popolazione locale, in cui non si era fatta alcuna politica di risoluzione del conflitto, perché di prevenzione del conflitto, perché diciamolo, nella sostanza l'Unione Europea sta davvero facendo poco o niente per dialogare con le autorità di transnistriane e cercare di prevenire lo sviluppo del conflitto che segue anche lì visto in Crimea. In questo caso voglio dare un esempio molto concreto di come questa collaborazione potrebbe avere luogo, quindi non solo al di là della raccomandazione continua di tenere valide elencate sopra, vorrei fare qualche esempio più concreto. L'anno scorso, nel 2013, è stato pubblicato un report da parte di un esperto delle Nazioni Unite, Thomas Hammarberg, sulla situazione dei diritti umani in Transnistria. In questo lungo report si evidenziava una serie di problemi di salute, nelle carceri,
anziani, dei disabili, dei bambini, questioni linguistiche, eccetera. A questo report pubblicato appunto inizio 2013, nel novembre dell'anno scorso, le autorità locali hanno risposto in modo formale. Ricordiamo che pur con tutti i problemi delle autorità attuali in Transnistria, si è notato un cambiamento forte da quando, un paio di anni fa, le elezioni hanno portato un cambiamento al potere, quindi escludendo al governo il presidente Spiro, che aveva governato la regione ininterrottamente dal crollo dell'Unione Sovietica. In questa nuova legge, questi nuovi documenti approvati nel novembre 2013, sono titolate Piano di misure per la realizzazione delle raccomandazioni del Senior Expert delle Nazioni Unite sui diritti umani in Transnistria, si elencano anche nel dettaglio il modo in cui il governo intende in qualche modo approcciare i vari problemi sollevati dallo Stato dei diritti umani. Quindi le autorità locali riconoscono le proprie carenze dei diritti umani in una serie di ambiti. In questo documento si esplicita l'apertura a collaborare con attori internazionali e si sottolinea la necessità di finanziamenti esterni. Davvero il documento, proprio una bella tabella in cui si indica per ogni sezione dei diritti umani cosa si può fare, quanto c'è bisogno e di chi dovrebbe venire in aiuto. Voglio fare un esempio ancora più specifico su come l'Unione Europea può intervenire appunto in quel contesto direttamente. Secondo i dati ufficiali transnistriani, ci sono attualmente circa 2.200 bambini in orfanotrofi. Il numero di per sé forse non è così impressionante, ma in proporzione alla popolazione di 500.000 abitanti, circa mezzo milione di persone della Transnistria di oggi, è un numero molto significativo, diciamo, proporzionalmente del tutto uguale in linea con il numero di 100.000 bambini in stato di orfanotrofi che si registrava nella Romania di inizio 90, una situazione che forse molti ricordano come uno degli esempi più tristi, insomma, della transizione post-sovietica. Quindi quei 2.200 in proporzione sono, diciamo, la stessa quantità, insomma, lo stesso numero di bambini che vivono in situazioni in orfanotrofi oggi. Il processo di deistituzionalizzazione, quindi fare in modo che i bambini non vadano negli orfanotrofi, non ci rimangano, è sostenuto dall'Unione Europea e in sostanza da tutte le organizzazioni internazionali, governative e non, che si occupano della questione. Nel documento che facevo riferimento poco fa, il governo transnistriano ha incluso tra le priorità la necessità di procedere con il processo di deistituzionalizzazione. Nello specifico si dice che il governo è intenzionato a coinvolgere formatori internazionali per preparare specialisti locali in grado di operare con le famiglie e di formare il sistema. Per il governo taglia alcune voci di spesa ed esplicita la necessità di trovare il sostegno sia economico sia per quanto riguarda le competenze e le ONG internazionali. Quindi mi sembra che vi siano tutte le circostanze per cui l'Unione Europea, anche attraverso ONG attive nel settore, possa intervenire a favore dei diritti umani nel proprio vicinato, in questo caso influenzando, diciamo, il benessere di migliaia di bambini, ma in senso più ampio può quindi, come dire, andare, comportarsi in linea con la propria missione di sostenere i diritti umani al proprio vicinato e può creare un rapporto costruttivo con le autorità transnistriane, con la società civile locale, offrendo un aiuto che la popolazione può sostenere, perché senza iniziative di questo tipo, questo è il punto qua in sostanza, poi concludo, le autorità e i media locali hanno gioco facile nell'indicare Mosca come unico partner su cui si possa fare affidamento, l'unico partner disposto ad ascoltare, ad aiutare, a contribuire allo stage di transnistriano. Quindi quando si guarda i telegiornali locali in Transnistria, per esempio, si vede spesso che il personale dell'ambulanza è andato a fare un training in Russia, che le università russe dedica una quota ai propri studenti, che la commissione elettorale ha fatto un corso di miglioramento assieme all'autorità russa. Tutte attività di state building che l'Unione Europea svolge in altri paesi, che non svolge in alcun modo in questo paese. Quindi non è presente né nell'interazione con le autorità né con azioni che possano essere percepite direttamente dal pubblico. Quindi come dire, è impensabile aspettarsi dalla popolazione locale, dalla leadership locale, una qualche forma di affetto o simpatia verso le istituzioni europee,
mentre è del tutto legittimo da parte loro, quindi notare che queste politiche sono mirate in buona parte a marginalizzare, a complicare la situazione, diciamo la vita, della popolazione della regione. Quindi in questo contesto, se da parte di Mosca si aprisse uno spiraglio, non vi è alcun dubbio che l'autorità di Tiraspol e la gran maggioranza della popolazione locale molto volentieri entrerebbe a far parte della Federazione Russa. Sono stati fatti referendum in questa direzione. Da dicembre 2013 è già stata fatta una modifica costituzionale in Transnistria, secondo la quale le leggi russe possono venire direttamente applicate nel contesto transnistriano, quindi come dire, il sistema legale e giuridico è già pronto, non serve neanche fare un nuovo referendum come si è fatto in Crimea. Quindi la situazione, diciamo, dal suo punto di vista è questa, e lui non sta facendo niente per evitare questa visione delle cose o per mettere in campo una strategia, diciamo così, di prevenzione del conflitto che possa aiutare a cambiare le cose. Tutto questo naturalmente al di là delle responsabilità russe che non sono state parte del mio intervento. Grazie. Grazie.